squadra che nessuno aveva mai fermato e quindi grande soddisfazione di squadra. Credo che ci sia anche una grande soddisfazione personale perché hai fatto un partitone. In tribuna dicevamo che forse quella l'avevi presa troppo bene. Lo so, infatti fai gol quando lo prendi male, ovviamente. Cioè, però sono contento, ecco, ho fatto gol Cerci, ma sono contento come se l'avessi fatto io. Insomma, abbiamo fatto una buonissima partita, ecco, per non dire una grande partita. Abbiamo avuto anche le occasioni per fare il 2-1, quindi sono meglio di così, dai. Noi potevamo solo fare il secondo gol, per il resto non ci dobbiamo recriminare su nulla. Senti, quanto ha influito il tornare al 4-2-4? Secondo te se ha influito, Sì, sì, insomma, le prestazioni buone non vengono a caso e se l'abbiamo fatto quel modulo vuol dire che, insomma, c'è il suo perché, perché lo sapevamo interpretare bene e anche i nuovi, insomma, comunque lo sapevano fare. È andata bene così, ecco, siamo bravi perché ci adattiamo comunque a cambiare dal 3-5-2 al 4-2-4, insomma, poi dipende dall'avversario che incontri sempre. Stasera abbiamo fatto bene così, insomma. Dopo stasera cioè, c'è grande autostima, che cresce certamente, c'è felicità, cresce anche un pochettino il rammarico, perché se giocate così a Livorno non prendete 3 gol, cioè diciamoci chiaramente, con la Samp vincete, col Verona vincete. Sì, sì, ma le prestazioni erano state fatte, erano state fatte delle disattenzioni, le prestazioni le abbiamo fatte ovunque quelle partite lì. Livorno è stato in vantaggio 2-0, poi abbiamo perso un po' la testa, però per il resto le prestazioni le abbiamo sempre fatte, le abbiamo sempre creato. Non dovevamo fare questo errore stasera, cioè tipo 5-10 minuti alla fine di magari concedere qualcosa. Bene o male, dai, ce la siamo cavata, non è successo. Sono davvero una squadra da record, che nessuno loro. Ci sono sembrati. Nessuno ha mai fatto quello che hanno fatto loro. Ci sono sembrati così fuori dalla norma loro. Sì, sì. Io devo dire la verità che finora è la squadra che mi ha impressionato di più. Cioè, hanno un palleggio proprio devastante. Cioè, giro palla, passaggi corti, veloci, precisi, hanno qualità assurda in mezzo al campo soprattutto. E poi, insomma, è normale, secondo me se sono lì non è a caso. Grazie ragazzi, grazie. No.